Ed eccoci carissimi amici, oggi notizie un po' non da naso rosso. Sapete quello che sta succedendo e io direi di partire immediatamente, poi dopo approfondiamo su quello che sta succedendo. Partiamo con quello che è la scaletta che aggiornata in tempo reale fino a un certo punto, perché sapete che il video è registrato un attimo prima, quindi le ultimissime non ve le posso dire, però vi posso dire le ultimissime in questo istante. Allora, la scaletta, per prima cosa, come abbiamo inaugurato ieri, il personaggio storico del giorno. Ed oggi tocca, ieri abbiamo parlato di Filippo Mazzei, oggi tocca a Giovanni Passanante. Di Giovanni Passanante potete andare su Wikipedia, sotto il video troverete tutti i link di quello che io vi dico, delle notizie che vi annuncio. E allora, di Passanante possiamo cosa dire solo una cosa, che c'era una persona che tutti i giorni nel museo in cui era conservato il suo teschio, che annaffiava il teschio con la formalina, o soluzione fisiologica, non so, affinché non si sbriciolasse. È stato girato anche un film e della sua storia potete leggere. Giovanni Passanante per l'esattezza, personaggio da conoscere, un personaggio a volte che può essere sconosciuto. Ma andiamo un po' di corsa, perché purtroppo il tempo sempre stringe. Allora, andiamo sulle notizie in tempo reale dalle agenzie, vediamo cosa c'è di nuovo, di interessante. Allora, non c'è niente di interessante, tutto sulla giornata di oggi, le notizie arrivano tutte di lì, su quanto è accaduto in Parlamento e su quello che sta succedendo in giro per l'Italia. Vediamo se c'è qualche aggiornamento, qualche novità. Niente, allora, prosegue la guerriglia a Roma, il centro della città, nella capitale, a ferro e fuoco, traffico in tilt. Poi, cassonetto in fiamme a piazzale Flaminio, traffico impazzito. Siamo sempre lì. Poi, da Hong Kong a New York, tutto il mondo è collegato sui siti dei media per vedere la situazione italiana e hanno seguito in tempo reale la diretta dalla Camera dei Deputati sulla fiducia. Poi, sì, vabbè, sono le solite cose. Cioè, diciamo che ci scappa quasi da ridere, nel senso che, allora, notizia in tempo reale delle 16:24, Julian Assange è stato liberato su cauzione. E questa è una bella notizia che fa piacere per il famoso discorso della libertà di espressione, perché poi più che altro è quella sotto attacco, di lì parte tutto, di lì parte tutto, non sappiamo la cifra che ha pagato, comunque sappiamo che è libero. Bene, poi alle 17 il Presidente del Consiglio salirà al Quirinale e questa è un'altra notizia che è sempre, diciamo, un po' in tema. Adesso saltiamo invece sulla home page di Reset, vediamo tutte le ultimissime, tutti gli ultimi post. Allora, firma Marco Barone tra il dondolare sulla fiducia del governo e la morte strana di un senegalese a Brescia. Da leggere, interessante. A Firenze, manifestazione anti-pellicce di Ezio Alessio Gensini. Firmato Roberto Brumat, Berlusconi lascia l'aula davanti a Di Pietro. Poi, di Doriana Guracci, molto interessante, 14 dicembre a Roma, a muso duro. Poi
WikiLeaks, Berlusconi censura internet per favorire le sue TV. Questo è un bel post da leggere perché è interessante, perché ci riguarda particolarmente. Poi parliamo di un post che diciamo stacca un po' un attimo, però è sempre comunicazione, forse la più importante che c'è sulla terra, la poesia. Il premio Alda Merini di poesia ai suoi vincitori. L'autore è Franco Maccioni, andate a leggere perché c'è grande attesa per la serata finale di premiazione del 18 dicembre, se non erro. Poi invece passiamo in un altro argomento, che è sempre in tema con la giornata di oggi, però molto simpatico, è un'orazione propiziatoria, è un video che è intitolato Gaudium et Spes, il video del giorno. È creato da Frastornate, è una novena di preghiera, era una novena di preghiera propiziatoria per la giornata di oggi. Una cosa molto simpatica, una cosa che si vede che non ha fatto molto effetto, ragazzi. Poi abbiamo la vignetta di Enzo Piccella dedicata alla giornata di oggi. Poi abbiamo Corsie sessiste di Carmine Tomeo, che da leggere. E poi il più simpatico secondo me è quello di Cristina Battisti con Biotichese Case Rosso Fuoco. Mi pare che siamo a buon punto. Allora, vediamo un po' coi tempi come siamo messi. Sì, siamo messi abbastanza bene. Adesso ci possiamo raccontare. Abbiamo messo. La situazione è un po' pesante, un po'. È un po' pesante perché tutto il mondo in questo momento sta guardando quello che sta succedendo. E se si è arrivati a questi punti, è perché come tra marito e moglie si è in due. C'è il famoso detto, c'è per l'asino e per chi lo mena. E questo è dovuto al fatto quando la democrazia è un po' in pericolo. Comincia la libertà di espressione, la scuola, questo, quell'altro, di sopra e di sotto. Sono tutti piccoli segnali, piccoli accenni, che finché non si hanno dei problemi non ci si accorge di niente, perché finché non si ha il problema, finché si ha un lavoro, la casa, la famiglia, cioè tutto che ci funziona, non si è malati, non ci si accorge di niente. Poi quando ci sono i problemi, e si entra in contatto con altri che hanno problemi e quindi viene fuori quello che è la realtà di tutti i giorni. E la realtà di tutti i giorni in Italia non è delle migliori. Non è delle migliori perché poi in queste situazioni cosa succede? Dentro ci si mescola di tutto. E quindi oggi quello che sta succedendo a Roma sicuramente verrà polpettonato come al solito, perché le verità non si sapranno mai tutte. Però, volendo, si poteva evitare il tutto. E se succedono queste cose, perché ci sono chiaramente delle provocazioni. Per evitare le provocazioni, ci si parla. Si comunica, ci si mette intorno a un tavolo, ci si mette d'accordo. La famosa trattativa. Quello che meraviglia è che a capo del governo, quello che io considero il più grande venditore del mondo, perché ha venduto il suo prodotto in maniera egregia, non voglia trattare, non la sua discesa in campo, le sue dimissioni. Se fosse un grande statista, come dice, sarebbe la miglior soluzione. Però se dà le dimissioni non è più presidente del Consiglio. Se non è più presidente del Consiglio, ben sappiamo cosa deve fare. Purtroppo, con tutti i processi che è in corso, di cui noi non sappiamo, non vogliamo sapere se ha torto o se ha ragione, però si dovrebbe presentare. Quindi vuol dire che non vuole rischiare niente. Se fosse una persona importante, come dice, rischierebbe. Questa è una mia opinione. Chiaramente. E sì, una puntata un po' diversa dal solito, un po' seria. È molto seria. È molto seria perché se andate sulle dirette web TV da chi le trasmette, dei più importanti quotidiani,
e anche da quelli meno importanti, o anche su Facebook, sulla nostra pagina di Reset Fan, di cui vi prego di diventare fan perché tutte le dirette vengono trasmesse anche di lì, web TV, diretta cronaca, di queste giornate un po' particolari, che sarebbe meglio evitare. Potete vedere quello che sta succedendo in tempo reale, il punto che lo sta vedendo tutto il mondo. A me non risulta che quello che stiamo vedendo sia un bello spettacolo. Questi spettacoli si potrebbero evitare. Ma purtroppo l'Italia ha il brutto difetto di essere molto arrogante. Il Made in Italy, l'Impero Romano, eccetera, 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 eccetera. Io penso che i grandi padri della patria, se sono lassù, supposto che ci sia qualcosa lassù, perché io non lo so, non so cosa staranno pensando. Anzi, se per caso c'è qualche cosa lassù, intervengano, ci diano un attimo una mano, perché la situazione è grave, ma non è seria. Oggi addirittura, indipendentemente da chi è, al presidente della Camera dei Deputati, proprio in bella diretta, che ha sentito tutta l'Italia e non solo, gli è arrivato un bel termine in faccia che vi prego di andare a leggere. Non ve lo dico perché mi vergogno anche io. Allora, come ci lasciamo? Non voglio dire di lasciarci patrioticamente. Siccome sapete che fratello Magheto la sfera, vero? E allora l'altra sera, non so perché, ma me li sono sentiti vicini. Cioè, Goffredo Mameli e Novaro che hanno scritto l'inno di Mameli. Non so perché, mi sembra come una presenza, ragazzi. E allora penso che sarebbe una cosa simpaticissima concludere questo TG un po' non triste. Un po' amareggiato, perché potremmo stare tutti bene, potremmo essere tutti felici, ma per essere qui, per fare questo, bisogna ascoltare le voci di tutti. E quando al governo ci sono delle forze che non ascoltano tutti, minoranze comprese, di tutti i colori dell'arcobaleno presenti in Parlamento, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, siccome i nostri grandi padri della patria sicuramente ci vorrebbero vedere felici, allora, non vi dico di comprarvi un laser rosso, ma costa poco, potrebbe essere una piccola soluzione. Quindi lasciamoci così, seguite tutte le dirette, seguite Reset, andate a vedere in tempo reale perché il 7 è un blog aggiornato in tempo reale, ci abbiamo uno staff che lo sapete, efficientissimo. Lasciamoci con Lino di Mameli. Sì, io non so Goffredo e Novaro, Mameli e Novaro da lassù, quindi vediamo di mandarlo in onda, vediamo di trovarlo, perché qui sapete che col banco di regia è una cosa seria. Eccolo qua, sì, c'è. Bene. Non è un inno di Mameli normali, ma è il coro dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Penso che sia un finale indicato per questa giornata, che non è una giornata importante, è una brutta giornata per l'Italia. Speriamo che non ci siano, oltre a quello che si legge, più feriti. Io vi lascio, ragazzi, vi lascio con l'inno di Mameli. Ciao, a domani, arrivederci.